Ragazzi, ma che bello è fare video qua, vicino al mare, no, scusate, alle spalle del mare. Che bello è fare questi video qua con alle spalle del mare. Video inediti del Rasta, video inediti, ma che bello. Oggi una giornata ventosa, ma sole veramente splendido, perché a me non mi piace il sole quello secco dove sudi, dove ti scotti, invece questo qua ti abbronza molto più lentamente, ma molto, secondo me, più in maniera molto più consistente, chiamiamolo. È una bellissima giornata, stamattina abbiamo fatto tutte le sensazioni per quanto la partita. Adesso i ragazzi in campo il loro l'hanno fatto, dopodiché adesso serve invece mettere i puntini sulle i per quanto riguarda il calciomercato. Ultimi due giorni, calciomercato in fermento, e già c'è stata la prima mossa da grandissima squadra da parte della nostra grandissima dirigenza, ragazzi, perché Adli è un giocatore del Milan. Adli è un giocatore del Milan, adesso rispondo a una domanda che già mi avete fatto, perché voi mi mandate le notizie via Instagram, eccetera. Adli è un giocatore del Milan che verrà lasciato al Bordeaux. Perché verrà lasciato al Bordeaux? Perché al Milan hanno visto che non giocherebbe quest'anno. Al Milan abbiamo visto che non giocherebbe, in quanto che sì, comunque per un altro anno rimarrà con noi, sperando comunque che verso metà ottobre, quando si rincontreranno, si deciderà, metà ottobre da quello che ho letto, poi non so, spero che si incontrino anche prima, si deciderà sul suo futuro contratto. Benasser, l'altro titolare removibile, un Sandro Tonali, straripante ieri, pronto comunque sia a prendere il posto a entrambi nel caso si farebbero male, ma adesso, ragazzi, non so se avete capito, ma per Stefano Pioli gioca chi sta bene. Tonali in questo momento è un centrocampista titolare del Milan, perché se anche Benasser ritornerebbe in forma, secondo voi siete sicuri che Sandro Tonali si risiederà in panchina? Voi siete sicuri che Sandro Tonali si risiederebbe in panchina? Io tutta questa sicurezza sinceramente non ce l'ho. Io tutta questa sicurezza che Sandro Tonali, se anche Benasser stesse bene, tornerebbe in panchina, non ce l'ho. E sono contento di non avere questa certezza, signori miei. Sono felicissimo di non avere questa certezza, perché vuol dire che cosa vuol dire? Che l'allenatore sarebbe in totale difficoltà, perché ragazzi, abbiamo adesso anche uno che segna su punizione, che finalmente si è sbloccato e può veramente pennellare. Ieri ha sbagliato a tirare un angolo, tutta la partita un errore, 67-30, angolo lungo di Sandro Tonali, glielo concediamo dopo la partita che ha fatto, penso proprio di sì. Sandro Tonali è una mezza via fra sostanza e qualità, sacrificio, un bravissimo ragazzo, ma è una parola fuori posto, ma si vede proprio dalla faccia che è proprio un ragazzo da oratorio, proprio che è cresciuto col sacrificio, con la dedizione, con la testa, e niente. Sono veramente contento per Sandro, perché l'abbiamo aspettato, abbiamo fatto le prime due partite, veramente, ragazzi, si vede proprio che si è tolto, rispetto all'anno scorso, si è proprio tolto questa cosa di essere quel giocatore che tutti stavamo aspettando, che però era criticato lui per il valore di mercato che aveva, criticavano lui per essere stato pagato così tanto, e comunque questa cosa qua, ragazzi, 19 anni, ragazzi, che vieni dal Brescia Milan, la senti comunque. Quest'anno, l'avevo già detto, giocherà più leggero, e così è, sta giocando più leggero, sta giocando veramente spensierato, ci sta mettendo l'animo, come già faceva l'anno scorso, la differenza è che quest'anno gli stanno uscendo le giocate. Poi, notizie di mercato, quindi Adli l'abbiamo preso per lasciarlo in prestito al Bordeaux, perché poi come quarto centrocampista, ragazzi, non dimentichiamoci che è tornato anche Bakayoko, quindi prendere un centrocampista per farlo sedere in panchina, farlo giocare proprio, è meglio che sia un altro anno a dimostrare ancora di più al Bordeaux, giocando con continuità, per poi vedere un attimino di farlo già entrare con i nostri meccanismi l'anno prossimo. Una scelta secondo me molto 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 intelligente da parte della società. Una scelta intelligentissima, una scelta da grande società, perché era da tanto che non facevamo questo tipo di operazioni. E dietro questa scelta, secondo me, c'è un Mister X. A parte il fatto che a livello numerico noi dobbiamo ancora andare a sostituire a Cancelanoglu, e adesso vediamo se entro oggi riusciremo finalmente a prendere Favre. Favre, secondo me, è quel giocatore che
che anche insieme a Brian Diaz, anche insieme a Brian Diaz, perché possono giocare insieme, perché Fer può partire anche da destra, oltre che come trequartista può partire, può essere un giocatore utile su tutto il versante dei tre dietro a Zlatan o a Mussolo al cioccolato, Oliver Giroud, o anche a Pellegrini quando rientrerà Pellegrini, se avrà lo suo spazio Pellegrini, quindi avranno l'occasione anche di giocare assieme. Se nel caso poi naturalmente anche ci serve assolutamente da prendere un giocatore per il dopo Çalhanoğlu, anche perché se si fa male Brian Diaz lì bisogna essere coperti al 100%, prendere un giocatore d'utile che può giocare titolare sia a destra e comunque giocare senza problemi se dovesse succedere qualcosa a Brian Diaz, ragazzi, devi avere due squadre ormai per giocare, due squadre titolari per giocare certe competizioni e per avere certe ambizioni a livello di primo posto. Quest'anno, ragazzi, la Roma è fortissima, il Napoli è sempre fortissimo, la Juve la vedo veramente in difficoltà rispetto agli altri anni. Quello che vedo più forte è il Milan, e quella ancora fortissima vedo ancora l'Inter, che la vedo ancora fortissima. Però quel famoso gap si è assottigliato. Queste ultime 48 ore decideranno di quanto sarà assottigliato ancora quel gap. Sul piano del gioco, ragazzi, io non ho paura di nessuno quest'anno. Io non ho paura proprio di nessuno, ma non ho paura di nessuno. Cioè, questa, ragazzi, non c'è una squadra. Ieri veramente io mi sono divertito. Ieri era dai tempi dell'oratorio che ieri non mi divertivo così. Ho visto solidità in tutti i reparti, davanti ho visto fantasia, ho visto velocità, ho visto una cattiveria della Madonna e una qualità allucinante che era dai tempi di Zlatan, Sedor, quella gente lì che io non vedevo, da Zlatan giovane intendo, di Sedor, di quella gente lì, ragazzi, che io non vedevo tanta qualità. Una velocità della Madonna, ho visto Leao, ragazzi, avete visto quanto cazzo è diventato grosso Leao? Ho visto veramente Leao straripante veramente. L'ho visto cattivo, l'ho visto determinato. Comunque, quindi Adli preso e viene dato in prestito, esatto, cinese, in prestito. Le visite mediche le sta già effettuando la Madonnina. Vediamo adesso se oggi riusciamo a concludere pure l'affare Fevre. Poi invece sono un po' deluso, ragazzi, per alcuni tifosi del Milan, che ha dovuto Castiglieco chiudere il suo profilo Twitter ricoperto di insulti perché ancora gioca nel Milan. Allora, in primis, Spaghettino dovunque andrà, se rimarrà lo terremo stretto con noi comunque perché si è sempre impegnato. Se dovesse andare via gli augureremo, come con Auge, anche le migliori cose, perché un giocatore che si è sempre comportato a livello comportamentale con Milan, si è sempre comportato benissimo, si è sempre impegnato, è un giocatore che sono tanto affezionato. Riconosco pure io che se dovesse andare via sarei comunque, e prendere qualcun altro, alzeremo ancora di più la qualità della squadra. Sono io il primo a dirlo, ma andare sotto il profilo di uno dei nostri ragazzi, soprattutto di quelli che si è sempre impegnato bene, non ha preso tutti i soldi che hanno preso altri, sinceramente non mi trovate d'accordo, è veramente una cosa che non mi piace. Castiglieco, quindi, vediamo se oggi riuscirà a trovarsi la squadra che meglio lo renderà felice, che sia Gheddafi, che sia qualcun'altra. Comunque dipende tanto dall'uscita di Castiglieco l'entrata, secondo me, di questo undicesimo d'uomo, perché il decimo sicuramente arriverà. Vediamo se riusciamo. Fev è fortissimo, io ne sono convinto che Fev veramente è fortissimo, e io mi auguro che arriva Fev. Perché non l'abbiamo preso a giugno? Perché l'avremmo pagato 25-30 milioni, prendendolo l'ultima di mercato lo vai a pagare la metà della metà. Quindi vediamo un attimino il da farsi. Poi, detto questo, quindi vediamo. Io su Messias vi dico la verità, ragazzi, io mi auguro sinceramente, sono un po' scettico, diciamolo che sono un po' scettico, perché a 30 anni, se fosse stato, se spendere 10 milioni per uno di 30 anni che una squadra retrocessa, e non parlo del Crotone perché è retrocesso, parlo perché comunque secondo me è troppo il prezzo del cartellino. Se il Crotone si abbassa le pretese è un discorso, ma se no il prezzo del cartellino è veramente tanto. Quindi sinceramente mi trovate un po' scettico. Se avesse avuto 22, 23, 24 anni allora ancora sì. Ma quella cifra lì per uno di 30 anni, secondo me, che non è esploso fino adesso, difficilmente renderà ancora di più di quello che ha reso nella sua carriera adesso. Mi trovano un po' scettico, diciamo, però io sto dalla parte di Paolo. Qualsiasi cosa deciderà Paolo con Max Massara, io sono fiduciosissimo con loro. Sono ore, vediamo oggi se riusciamo a fare un altro video, magari nottata, si scuderà definitivamente qualche trattativa nelle prossime ore, sicuramente nelle prossime 12 ore si stabilirà il tutto. Quindi 12 ore, entro le prossime 24 ore si deciderà praticamente quanto avremo rinforzato la nostra squadra ulteriormente a quello che è già forte.
Ragazzi, sono felice, era un decennio che non ero così, più di un decennio, scusate, che non ero proprio così fiducioso. Vedo entusiasmo, ma vedo tanta qualità, perché l'entusiasmo comunque da solo non ti porta a certi risultati. Vedo tanta qualità, vedo ragazzi splendidi, vedo ragazzi che veramente fanno il caso nostro. Altra cosa, ma perché Sport Mediaset non ha parlato della panchina che si è fatto l'ex 98+1? Cioè, Sport Mediaset è soltanto parlare di Donnarumma, di sputarci merda addosso dal momento in cui Donnarumma non firma, che ci lascia in merda, cioè pensava di lasciarci in merda, perché siamo stati non fortunati, sono stati bravi ad andare a prendere quel potere che abbiamo preso, quella cifra lì. Lui ci ha lasciato nella merda più totale. Io non voglio parlare assolutamente dei ragazzi della curva, che stimo tantissimo, e mi hanno detto di non parlare, nel bene e nel male, di non parlarmi, di farmi i cazzi miei. Però, apro chiusa parentesi, cosa vi aspettavate che facevano? Una statua a quel giocatore lì. Pienamente d'accordo con loro. Pienamente d'accordo con loro per lo striscione fatto. E sono stati anche fin troppo educati per quanto mi riguarda. Detto questo, non voglio entrare nel merito, perché mi è stato detto e consigliato da un amico di non entrare nel merito, di parlare di queste cose, quindi comunque non volevate un parere mio, sono completamente dalla loro parte. E poi ragazzi, non giudicate, che non siete mai andati allo stadio, me compreso, quindi non,